Buongiorno ragazze, benvenute in questo video Ask che non giro da una vita e soprattutto, cioè, finalmente ho trovato il tempo di girarlo perché ragazze le domande sono tipo di 2-3 settimane fa, ma credetemi non ho trovato un attimo per girarlo. Finalmente oggi ci siamo, quindi ho tutto qua nel mio telefono e direi di non perderci in troppe chiacchiere perché c'è già da chiacchierare su ciò che mi avete chiesto, che sono di domande abbastanza diverse l'una dall'altra, alcune più interessanti, altre meno, però direi di avventurarci in questo mondo a punto interrogativo. Parto con la prima domanda. Siete una bella domanda barra complimento, quindi già ringrazio. Siete una bella famiglia. Avete in progetto il matrimonio? Ah, intanto grazie, grazie mille. In progetto ancora no, però molto spesso ne parliamo, vi dico la verità. Quindi tante volte trovo anche molto tenero che anche quando magari Riccardo parla con qualcuno, dice mia moglie, a volte io per sbrigare cose burocratiche, no? Per anche comodità dico mio marito, e poi molto spesso gli dico non sono mica tua moglie, per chiamarmi moglie devi farmi la proposta. Io in cuor suo, nei suoi occhi lo vedo e lo percepisco che l'intenzione c'è. Ma non è ancora il nostro momento, non è ancora il periodo giusto, il momento giusto, l'anno giusto. Vogliamo fare le cose per bene. Ecco, questo è quello che mi ha fatto trasparire, no, Riccardo. Quindi, conoscendolo è uno che se le cose le fa bene. E allora preferiamo aspettare, anche perché sono sincera, per noi non cambia assolutamente nulla. Anzi, io sono stata sposata. E quindi in cuor mio ho anche un po' in antipatia al matrimonio, non per nulla. Cioè, ho sempre scherzato con questo, su questo con Riccardo. Io mi sento sempre molto spirito libero, no? Cioè, tutto ciò che mi fa sentire in gabbia mi va stretto. E con Riccardo è l'unico uomo, vi dico la verità, questa è una piccola confidenza che vi faccio, con cui sono durata così tanti anni, perché lui veramente mi sa prendere, mi sa cogliere in ogni mia sfaccettatura. Io ho un carattere molto particolare, nel senso che sono dolcissima, sensibile, ma anche cazzuta, se si può dire cazzuta su YouTube. Sono molto cazzuta, sono una donna che comunque ama la sua indipendenza, ho sempre lavorato. E anche se voi mi vedete a casa, ma io sto lavorando, ragazze, cioè non c'è solo YouTube, sto ampliando la mia rete di clientela come grafica, come videomaker, come video creator, insomma, creo video. Adesso appunto sabato devo andare a girare dei video per un negozio, per esempio, che mi ha chiesto dei reels dove presentano i loro lavori. Ecco, per farvi capire, io lavoro, cioè ragazze, lavoro e ho la fortuna, perché è una fortuna al giorno d'oggi, di essere una freelance, quindi comunque in proprio, ma a volte no, ma a volte riesco a gestirmi il tempo. Non sempre è possibile perché anche i clienti hanno le loro esigenze, le loro richieste, quindi bisogna anche un po' adattarsi. Però sono fortunata perché comunque posso gestirmi il tutto senza un capo che mi ordina che se sto male devo mettermi in muto, eccetera. Me ne sto a casa e lavorerò, magari mi dedico di più a YouTube se sono a casa, ecco, per dire malata, salute permettendo naturalmente. Non so come spiegarvi, lui è l'unico uomo che mi ha sempre dato. E mi ha sempre dato senza chiedere nulla in cambio, nonostante io sia una che dà di suo, però non mi ha sempre dato senza chiedere nulla in cambio, proprio un amore incondizionato, mi ha sempre capita, mi ha sempre supportata materialmente e non, è sempre riuscita ad accontentarmi, ad appoggiare le mie scelte, per quanto magari a volte fossero un po' più folli, no? Quindi lui c'è sempre stato, ragazzi, lui ha sempre tenuto la mia mano,
non l'ha mai mollata per nessuna ragione, per nessun problema, per nessuna difficoltà. Quindi, sì, i presupposti di un matrimonio ci possono essere tutti perché tante cose sono personali, ma 5 minuti solo per questa domanda, 6, perfetto. Però per dirvi che comunque i presupposti ci sono, l'amore forte c'è, non credo che sia una firma a fare la differenza, ma quello che mi piacerebbe sinceramente con Riccardo è proprio festeggiare il nostro amore, con cioè, un matrimonio, Dio, mi spaventerebbe, mi emozionerebbe molto perché è tanta roba. Anche se il mio primo matrimonio non è stato in chiesa, per fortuna, per fortuna, e quindi la promessa davanti a Dio sicuramente preferirei farla con lui, assolutamente, e sarebbe una cosa unica, mai vissuta quella. E quindi chissà, non dico nulla, non dico né sì né no, aspetteremo la sua proposta, ragazze. Quando arriverà, ve lo faremo sapere. Seconda domanda, quando hai iniziato a fare video su YouTube, i tuoi genitori come hanno reagito? Allora, i miei genitori subito abbastanza indifferenti, cioè sicuramente non hanno approvato, cioè nel senso subito finché poi non, specialmente quando non era un guadagno, l'hanno presa come un, ma così dici i fatti tuoi, giustamente loro sono molto, genitori molto riservati, io credo che ogni carattere vada rispettato. Io forzo sempre un po' la mano con loro, specie nei compleanni mio, dei bambini, eccetera, l'avrete notato? Forzo un po' la mano perché comunque mia mamma magari no, aspetta, non sono sistemata, oppure no, non mi riprendere. Mia mamma già si butta un po' di più, mio papà proprio anti-videocamera e questo un po' mi spiace. Io forzo un pochino la mano anche se magari sbaglio perché, come gli dico sempre, io voglio un ricordo. Non voglio, cioè ho tanti ricordi di quando ero piccola perché mio padre con la videocamera ha sempre filmato. Io se vedeste quei video, ragazze, mi direste eri proprio portata, era destino che tu fossi qui su YouTube perché si vedeva, c'è un trattore, si vedeva proprio che ero portata, raccontavo, facevo, se riesco a trovarlo su Instagram vi metto qui lo sketch di quando mi avevano fatto questo filmato dove facevo una sorta di tutorial per creare delle pietre con la neve, cioè schiacciandole nei guantini di lana di quando avevo, penso, 7 anni, schiacciando, aprendo, la neve si era compattata ed erano pietre. Io ho fatto il tutorial, ragazze, quindi oppure mio papà e mia mamma mi raccontavano delle barzellette, io le replicavo in video cercando di essere simpatica, divertente, sono sempre stata un po' burlona, ho sempre amato far ridere gli altri e sono sempre stata così molto solare, molto un raggetto di sole, un po' come Alessandra, quindi forse questa parte di me è un po' scemata, crescendo naturalmente, perché se no mi darebbero della pagliaccia, ragazze. Però in cuor mio c'è sempre quell'animo felice per le piccole cose, me lo dite sempre, me lo dite in tante, il Natale, le tradizioni, la famiglia. E quindi, insomma, tornando alla domanda, come hanno reagito? Oh, no, dici i fatti tuoi, non dire questo, non dire quello, non dire quell'altro. E io invece mi sono buttata lo stesso, anche perché quando l'ho aperto vivevo già per conto mio, quindi insomma ho fatto un po' come ho voluto, ovviamente. Adesso ovviamente che è diventato un lavoro, perché comunque non vi nego, la partita IVA l'ho aperta principalmente per dichiarare i soldini guadagnati su YouTube e poi appunto allargato, ampliato in accordo col mio commercialista con un ulteriore codice Ateco insieme, per dichiarare YouTube e anche per gestire la parte grafica e di video creator che appunto sto attuando al momento. Come state? Un forte abbraccio, stiamo bene, stiamo bene. Io sono un pochettino stressata, vi dico la verità, da questo cambio scuola, nel senso che stanno bombardando veramente Federico di compiti, quindi lo sto aiutando tantissimo in questo primo inizio.
Con Alessandra sono più tranquilla perché la solita routine, stesse insegnanti, tranquilla, va, è felice, ok? Mi sto dedicando tanto a lui perché ha tanti libri, tantissimi. Infatti vorremmo acquistare un portalibri da IKEA perché li abbia tutti messi bene. Scusate se dondolate, ma ho il cavalletto sul letto e quindi ogni tanto traballa. E per metterglieli tutti bene, perché comunque mi rendo conto che sono talmente tanti che comunque si fa fatica a, non lo so, tenerli in piedi perché sono morbidi, quindi si piegano e servirebbe proprio un portalibri. Quindi adesso valuteremo poi di acquistarne uno e stop, quindi stiamo bene, ma sono molto presa dal lavoro in questo periodo e perché ho diverse richieste e da voi, perché comunque a voi non vi faccio mai mancare il video perché a me piace, mi fa star bene fare i video ed è una mia valvola di sfogo ed è tanto per voi, tanta compagnia per voi e quindi non voglio neanche mancare qua, quindi sto gestendo il tempo veramente di corsa in questo periodo. In più sono anche stata poco bene, come vi ho detto nel precedente vlog, quindi insomma un po' così, un po' di corsa. Sto bene, ma di corsa. Una di voi mi chiede se ho diviso i rapporti con una certa persona. Io, ragazze, come ho scritto a lei in privato, non amo fare nomi, cioè io credo che la privacy mia relativamente alle mie relazioni e di questa persona siano sacrosante, ok? Perché i rapporti di amicizia possono, come di qualsiasi altro genere, possono iniziare, possono finire, eccetera. Però credo che il rispetto comunque reciproco sia doveroso, perché comunque ci si è voluti bene, c'è comunque stata un'amicizia e quindi credo che sia corretto comunque mantenere un minimo di privacy. Quindi non andrò a leggere di che persona si tratta, però mi viene chiesto se ho diviso i rapporti con questa persona e mi dice peccato. Allora, peccato lo credo anch'io, nel senso che tutti i rapporti che finiscono sono un peccato, rapporti d'amore, rapporti a volte addirittura con i parenti, con i genitori, con gli amici. Però ragazzi, la vita è questa. Io credo che sia sbagliato giudicare o incolpare una sola persona, no? Il rapporto è sempre fatto di A e di B, le campane vanno sempre sentite da A e da B prima di giudicare sentenza. E tutti siamo bravi, no? A cantare a modo nostro, quindi è sempre giusto, secondo me, sentire entrambe le campane. Io credo sinceramente nulla togliere di non aver grandi colpe, nel senso che, ma forse neanche questa persona ha colpe, è proprio un discorso di incomprensione, di linguaggio che non combacia. E soprattutto di sensazioni sulla pelle, ok? Nel senso che se io parlo e dico una cosa e quella persona non percepisce quello che sto spiegando, quindi A, ma percepisce B e quindi magari la prende male oppure non c'è comunicazione, non c'è un feedback, ok? Quindi io sono così, ragazze, di carattere. Sono una persona che sa stare anche da sola e non si accontenta. Quindi, se un'amicizia la sento invidiosa, poco presente, un'amicizia che comunque tutto ciò che racconto in qualche modo crea un fastidio dall'altra parte. Io dopo un po', ragazze, se questo non lo posso dire, quello non lo posso dire, quell'altro non lo posso dire, questo non lo posso dire, quell'altro no perché gli dà fastidio, quell'altro no perché ci rimane male, questo. Uno dice: ma che amicizia è? Non posso. Devo stare attenta a tutto quello che dico, devo. Capite? Ci sono stati diversi motivi per cui ho preferito allontanarmi da alcune persone. Non è un gioco, io sono una persona che ha molta pazienza, sono il segno del toro, ascendente bilancia, ragazze, sono molto equilibrata nei rapporti, sono molto presente, sono molto paziente, a volte ingoio anche per non discutere, però credo che arrivato a un certo punto, passatemi il termine, ma non siamo neanche delle anime
come si dice, un'acquasantiera, voglio dire, cioè che raccolgo tutto, cioè gioisco per te, festeggio con te le tue vittorie, piango le tue sconfitte, eccetera. Quando tocca a me, mi sento sola. C'è qualcosa che non va, capite? Quindi per me amicizia non è amicizia. Cioè, per me può essere amica da morire. Cioè, io mi sento più amica, ve lo dico onestamente, mi sento più amica con Sara, che conosco da luglio, che con certe persone che conosco da anni, perché sono magari troppo chiuse, perché magari non mi sento voluta bene abbastanza, mi sento sola, mi sento, cioè non so se riesco, perché magari sto farneticando delle informazioni a caso, però sto cercando, cioè sto cercando di spiegarmi, ma è difficile. Io sono una persona che, ripeto, sa stare da sola e quindi non ha amicizie tanto per averne. Se sei mia amica è perché mi fai stare bene, perché io ti faccio stare bene, ovviamente. Deve essere reciproca la cosa. Quindi, quando dall'altra parte in mia compagnia non si sta bene, o non c'è interesse per quando c'è sofferenza per me o gioia per me, non sai gioire delle mie felicità e non sai starmi vicino nei miei momenti no, e pensi solo ai tuoi momenti no, vuol dire, per quanto mi riguarda, è tutta una sfida, chi ha di più, a chi è più bello, a chi è più, a chi è cammino, è questo, è quello, è l'aspirapolvere, è la collaborazione. Io credo che quando sia così, più che un'amicizia, sia una gara a chi la fa più bella e più lunga, quindi io preferisco, se non mi dà del benessere, non mi dà un valore aggiunto, un'amicizia non merita di essere continuata ed è meglio per me e per l'altra persona, attenzione perché magari è reciproco, che le strade si dividano. Punto. Però non è normale che io mi senta più amica con Sara che conosco da luglio, mi sento più voluta bene da lei che da un'amica che ho da anni, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e quindi ho preferito allontanarmi, ragazze, ma non così che un giorno sparisco, ho dato le mie chiare motivazioni, quindi non c'è altro da dire, ragazze, cioè me lo chiedete spesso, però basta, cioè non è che perché includo o se siete a conoscenza di una mia amicizia vuol dire che se non c'è più mi dovete mettere in croce, passatemi il termine, perché lo so che è mera curiosità la vostra, però neanche essere. Ah, tu, ecco, tu perdi tutte le tue amicizie. Mi è stato detto di tutto, anche su quella coppia di amici che frequentavo, con cui lavoravo, eccetera. C'è stato uno screzio lavorativo, ragazze, perché purtroppo ci sono alcune persone che preferiscono avere lavori gratis da degli amici che probabilmente non erano neanche amici, tenendo conto anche da dove arrivavano, perché comunque. Adesso non mi fate far nomi perché, ripeto, la privacy è importante, però vi faccio capire che nel momento in cui una persona vuole che io lavori gratis non mi sta più bene, perché te lo posso fare come primo favore, come secondo, come terzo, ma nel momento in cui tu vuoi guadagnarci sulle mie spalle, sul mio lavoro, non mi sta più bene. Quindi come amico ti posso fare il favore una volta, due, tre. Non è mai stato lavoro gratis, è sempre stato lavoro retribuito pochissimo per amicizia, però nel momento in cui io ho aperto partita IVA non mi potevo più permettere, ragazze, di prendere così poco per quel determinato lavoro che credetemi era molto, molto, gestione, consulenza, editing, bla bla bla, a questo punto non mi sta più bene. E quando non mi è stato più bene, sono loro ad aver chiuso i ponti e allora arrivederci e grazie, cioè voglio dire, di amicizia a quanto pare c'era ben poco perché quando si chiude per questi motivi non è amicizia, ma quello lo sentivamo già nell'aria che non c'era nessun tipo di amicizia. Però a livello lavorativo mi spiace perché comunque per me era un lavoro e mi spiace vedere che come al solito la gente cerca di guadagnare sul sudore degli altri, comunque lasciamo perdere. Poi, quindi per chiudere, ragazze, è così, punto e basta. Ho fatto le mie valutazioni. Se vi piace, è così. Se non vi piace, peccato, non peccato. Peccato magari è per voi che la vedete da fuori, ma per chi la vive da dentro, per quanto riguarda le amicizie chiuse, se sono state chiuse da me, da Riccardo o solo da me, è comunque perché
mi creavano del dolore e quindi se le ho chiuse per andare a stare meglio ed è anche giusto così, quindi forse non è poi tanto un peccato. Quest'anno farei Vlogmas, grazie, ma certo che sì, ovviamente Vlogmas, ragazze, non vedo l'ora di fare Vlogmas, quindi assolutamente sì, video tutti i giorni, Vlogmas, lavoro permettendo, cercherò di farli tutti i giorni, poi se ogni tanto salterà mi perdonerete perché comunque avendo anche lavoro esterno, comunque non sempre magari riesco a farli tutti i giorni, ma quest'anno come vedete sto cercando di avvantaggiarmi già da adesso, quindi proprio per iniziare i Vlogmas avvantaggiate dovrei, spero farcela. Hai dei rimpianti? Robby sei la mia YouTuber preferita, ti ringrazio. E ti mando un bacino. Rimpianti? Chi è che non ha rimpianti? Sì, tanti. Tipo aver incontrato il mio ex marito, per esempio. Potessi tornare indietro con la testa di adesso, cambierei strada. Poi c'è sempre quella parte di me che dice no, non cambierei strada perché c'è mio figlio. E senza Fede non sarebbe la mia stessa vita di adesso. Quindi, cioè, io mi sentirei sapendo tutto. Mi sentirei vuota senza mio figlio, quindi alla fine della fiera è stato un brutto percorso, ma mi ha portato un frutto meraviglioso, quindi va bene così. Però rimpianti, grandi, grandi rimpianti, a parte quello, no. Ti spaventa il futuro? Aspettate che giro perché ti spaventa il futuro? Se sì, cosa più di tutto? No, il futuro non mi spaventa, non mi spaventa neanche invecchiare perché credo che tutto debba avere una fine, no? Alla fine della fiera. Mi spaventa, quello che mi spaventa è che i miei figli non siano sereni, ecco, tutto è inerente sempre a loro, del futuro, perché se sono sereni loro è serena anche la mamma. Quindi la mia paura che potrei avere che succeda a loro qualcosa di brutto o che non siano soddisfatti lavorativamente, quindi cerco sempre di spingere per farli studiare, specialmente Fede che è più grandino perché Ale è ancora un po' presto, però cerco sempre di spiegargli che è importante perché se lui parte da adesso ha delle buone basi e non deve arrendersi, quando non riesce lo invito a riprovare, insomma cerco sempre di spronarlo, quindi la mia paura più grande potrebbe essere questa. Però sto facendo veramente di tutto perché non accada mai, perché comunque dei figli seguiti e spronati, secondo me, salvo rari casi, dovrebbero andare bene. Cioè io farò di tutto perché lui continui a essere così com'è, cioè bravo a scuola e cercherò di aiutarlo in tutti i modi miei possibili. Lo stesso farò con Alessandra perché purtroppo i soldi, il lavoro nella vita sono tutto, cioè non sono tutto, ma sono tutto, capita a me? Perché senza quelli sei poi frustrato e insoddisfatto, quindi gli auguro di essere felice e di fare quello che gli piace, ecco. Quanto è durato il tuo matrimonio? Il mio vecchio matrimonio è durato 3 anni. Per fortuna mi sono svegliata in tempo, ragazzi, mi sono accorta in tempo. Quindi solo 3 anni è durato, solo 3 anni. Qua c'è un'altra domanda sulle amicizie, ma direi che ho largamente risposto e anche basta, ragazze, non rispondo più alla stessa domanda, basta. Ti senti realizzata come donna sia in privato che nel lavoro? Come mamma di un adolescente, paure? Ah, Fede non è ancora adolescente, ha 11 anni, quindi è ancora un po' presto, però. Lui per ora è bravissimo, vi dico la verità, abbiamo un rapporto splendido io e Fede, molto complice, molto ci capiamo con uno sguardo, ci sosteniamo a vicenda. Io credo che Fede sia per cause avverse più maturo della sua età e quindi per me è proprio un amico. Per me è proprio non solo un figlio, un amico, un confidente, ci confidiamo, ci abbracciamo, ci guardiamo i film insieme, ci facciamo le serate cinema, anche magari quando Ale dorme perché è stanca, quando non c'è scuola ovviamente. Però per intenderci c'è un rapporto davvero, davvero speciale. Lui appena può cerca di farmi felice e può essere un bigliettino a sorpresa trovato sul tavolo, un regalo. Un fiore raccolto mentre porta i cani con Riccardo, cioè, trova sempre un modo. Vedete anche il peluche dell'altro giorno di Halloween che
che ho visto e mi ha colpito perché era quello che usavo con mia mamma da piccola per giocare. Insomma, trova sempre il modo di sorprendermi sto ragazzino, è una cosa allucinante. Quindi a volte ci penso proprio, dico, invidio, invidio quella ragazza che un giorno farà parte del suo cuore, perché sarà fortunata, perché lui è un ragazzo a cui sto insegnando a dare una mano in casa, che in famiglia ci si aiuta e mi dispiace essere un po' l'unica che gli insegna questa cosa, che viene spesso giudicata, ma in realtà è giusto che un bambino di 11 anni sappia farsi un letto, sappia, come si fanno le cose in casa, non che uno gliele faccia fare sempre, ma ogni tanto dà una mano. Ed è giusto perché facendo così, ragazze, si crescono dei ragazzi che da grandi non si fanno servire e riverire dalla moglie, ma che sanno darle una mano. O che semplicemente se non hanno una moglie, se vogliono vivere da soli, e non ci sarebbe nulla di male in questo caso, sanno vivere, sanno tener pulita una casa, sanno dove si butta la spazzatura, sanno come si cucina un piatto di pasta. Federico spesso mi aiuta a cucinare, a fare le torte, lui fa tutto, lui sa fare tutto. Quando Ricky fa dei lavoretti, lui è curioso e va a guardare come si fa. Cioè, io questo voglio crescere, un ragazzo che dà valore a tutto, valore alle tradizioni, valore alla famiglia, sensibile, che sa aiutare gli altri e che li prende a cuore anche gli altri, ma non troppo, senza farsi fregare. Quindi questo è il mio obiettivo. E può criticarmi chiunque, a me non interessa. Cioè io ho il mio modo di crescere e i miei figli e li educo in maniera che imparino a rispettare il prossimo, non a usare il prossimo. Questa è una cosa che non esiste a casa mia. Tutti ci si aiuta e nessuno mi fa favori perché la casa è di tutti quanti. Quindi è giusto che tutti collaborino per vivere in un ambiente migliore. Questo è il mio mood, questo è sempre stato il mio modo. Ed è così che sono stata cresciuta io ed è così che è stato cresciuto Riccardo e quindi siamo in ottima linea su questo. Perché anche lui dava una mano in casa, io davo una mano in casa, io lavavo i piatti, facevo il caffè ai miei genitori, ho sempre dato una mano, sempre. Ovviamente il caffè lo facevo quando ero un po' più grande, perché si tratta di giocare col fuoco, però comunque ho sempre fatto qualcosa per dare una mano, anche solo aiutare mio padre a lavarsi la macchina. E quindi non c'è nulla di male in questo, anzi è secondo me doveroso farlo, perché i ragazzi di oggi molto spesso sono viziati e abituati a farsi fare tutto già solo da mamma, da papà, dal fratello, sorella. Ed è una minaccia per il futuro un bambino così, un ragazzo così, secondo me. Poi ognuno fa come crede, però questo è il mio punto di vista. Mi sto dilungando troppo, ragazze, siamo già a mezz'ora. Quindi alla fine ho risposto solo al discorso adolescente, paure, però mi sento realizzata come donna sia in privato che nel lavoro, assolutamente sì, nel senso che anche qui su YouTube è nata come passione, ma è diventato un lavoro e poi come grafica è quello che ho studiato ed è quello che sto facendo. Quindi direi di sì, realizzata sì. Buongiorno Roberta, come stai? Bene, grazie. Volevo sapere i passi di come fare il semipermanente. Allora, te lo dico in breve perché altrimenti divento un video eterno. Allora, semipermanente che tra l'altro devo rifare perché mi si è rotta un'unghia. Semplicemente, vabbè, tolgo il mio vecchio semipermanente, metto il primer, metto la base coat, faccio polimerizzare, se ho detto bene, sì. Poi colore sempre in lampada e poi chiudo con il top coat lucido. E voilà, io faccio veramente veloce, anche se ultimamente ho visto queste strisce nuove che sono uscite, che devo dirvi, mi mettono una certa curiosità perché sono tipo in gel, le appoggi, le modelli, le metti un po' in lampada, le allinei, le limi e hai finito. Cioè, sono una figata. Mi piacerebbe provarle almeno una volta, vedere come mi trovo. Io che ho sempre fatto le unghie nella maniera classica, sono molto curiosa. Il back to school, quando ce lo fai? Qui non rispondo perché ve l'ho poi fatto. Non è una domanda, sei speciale. Ti mando un bacio immenso. Quando riprendiamo la dieta, insieme è meglio, potresti condividere idee pranzo e cena? Certamente. Allora, come vi ho detto forse nello scorso vlog, non so quando uscirà, se uscirà prima questo o prima l'altro, comunque non importa.
Io, dopo che adesso sono stata male, appunto, mi sono decisa, anche se non credo sia inerente, cioè, oddio, anche l'alimentazione fa, con la cistite. Io non ho mai sofferto di cistite, ce cioè, ne ho avuta veramente poca, sono una persona estremamente pulita, quindi non è un problema di igiene, non è probabilmente un problema alimentare, potrebbe essere, e quindi mi sono decisa appunto a ricontattare la mia dottoressa, che è sempre lei, dottoressa Paola Marotta, perché io ragazze mi trovo bene con lei. Intanto mi avete detto, come dicevo anche nel precedente video, ma allora se molli è perché è una dieta difficile, allora non è così semplice, devi cambiare nutrizionista. No, ragazze, non c'entra niente questo. Nel senso che io ho proprio problemi miei personali, un po' come, non so come spiegarlo, adesso non voglio cadere nel drammatico, però è come parlare di bulimia o come parlare di anoressia. Cioè, il mio è un problema che sto cercando di risolvere e anche la dottoressa mi ha detto con calma: se senti il bisogno di fermarti e di tornare a mangiare schifezze, fermati, ci sta. E riprendi. È sempre meglio riprendere che continuare a mangiare schifezze come facevo prima. Schifezze tra virgolette, perché è sempre cibo, lo sappiamo, ok? Intendo con schifezze tra virgolette, merendine, cibo comunque insalutare, ok? Quindi anche lei mi ha detto appunto, meglio che ti fermi e riprendi piuttosto che mollare del tutto e tornare alla tua vita di prima. E questo sto cercando di fare, infatti adesso mi sono decisa, l'ho ricontattata, adesso intorno ai primi di ottobre ho di nuovo la visita per riprendere a mangiare con il suo piano alimentare, perché mi voglio rimettere in forma prima delle feste natalizie e quant'altro, ma con questo non mi priverò di Halloween, non mi priverò di un compleanno di mia mamma, non mi priverò di Natale, perché come dice anche la dottoressa, bisogna godersi le festività, altrimenti diventa un incubo. Quindi bisogna imparare a mangiare sì, ma se capita di essere in un'occasione come al cinema, i popcorn, ovvio non tutti i giorni, però insomma quando capita qualcosa ce lo si gode. Ecco, questa è un po' la filosofia che vorrei adottare. Poi se riesco a evitarlo, tanto meglio, se me lo sento diversamente, no. Io sono sempre stata una buona forchetta e anche una gran golosona, questo è il mio problema, e quindi per ogni problema, ogni stress, ogni ansia mi butto comunque a consolarmi sempre con il cibo e non va bene. Quindi sto cercando di risolverlo, ragazze. E anche lei mi ha detto tempo al tempo, piano piano, perché comunque non è che già il fatto che tu sia stata costante per 6 mesi, 7, è già un grosso traguardo, specie per come ero messa io, ragazze. Quindi anche voi non mettetemi fretta, capitemi, ricordatevi che ho questo problema e quindi piano piano io faccio. Poi c'è il mio momento no, c'è il mio momento sì, come tutti quanti siamo umani. E niente, ragazze, io ho risposto a tutte le domandine, sono termine. E niente, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi abbia tolto qualche curiosità e ci vediamo super presto con i nuovi video. A questo punto vi mando un bacione grande grande. Ciao!